eclatanti, ma andare nella concretezza dei fatti. E ritenevamo che il presentarsi lo si doveva fare con i fatti, con le azioni concrete. In questo modo abbiamo fatto. Abbiamo cercato vari momenti di incontro con la città, sin dall'origine, fin da dicembre del 2011, dal momento in cui ci siamo costituiti, lo stiamo facendo in itinere, momento dopo momento, lo faremo ancora di più, non avevamo una sede, l'abbiamo avuta dall'inizio di febbraio, grazie al sacrificio, e questo ci tengo a sottolineare, di tutti i soci che hanno costituito questo movimento. Non abbiamo grossi finanziamenti, il movimento in quanto tale non ha finanziamenti, ma ci siamo autotassati, perché ritenevamo che dovevamo comunque avere un luogo di incontro dove insieme, tutti noi, insieme alla città, poterci incontrare e affrontare le problematiche della città. Perché il motivo per cui è nato il movimento è appunto questo. Non è tanto un momento di accusa, ma come diceva Astrid, un'amministrazione, no, io non utilizzo assolutamente una terminologia similare. Non è importante dire chi ha sbagliato o chi non ha sbagliato, a mio avviso. Riteniamo che sia importante oggi programmare insieme alla città. Siamo nati per questo e vogliamo esserci in questa città per questo anche successivamente al momento elettorale. Perché abbiamo avvertito il bisogno che ha la gente di parlare e di progettare. La gente comune, i cittadini di questa città. Il bisogno che abbiamo detto sempre, sin dal primo momento in cui ci siamo visti, di poter finalmente dire la loro, visto che in questa città, in scarsi momenti, i cittadini sono stati in grado di poter esprimere, insieme ai politici, le loro problematiche. Quello che l'accusa, se volete, che lanciamo, non è un'accusa, è un modo di sottolineare proprio l'assenza che la politica ha avuto in questa città nel rapportarsi, nel raccordarsi, nel saper programmare insieme ai cittadini. Questa è l'essenza stessa anche del movimento. Questo voler avvicinare la politica, non siamo contro la politica, né siamo a favore di alcuni politici, così come qualcuno nell'immaginario collettivo sta cercando di creare. Il movimento è nato per qualcuno o per qualcosa, assolutamente, il movimento non è nato perché l'aveva pensato il politico di turno o il movimento di turno. È nato perché ha avvertito questa necessità. E da questa necessità nasce la nostra progettualità, la nostra programmazione. Per far questo abbiamo ritenuto anche utile e funzionale la presenza di Wade. Ora lo presenterà bene, anche visto la conoscenza che da anni ha Paolo, e quindi a modo di meglio di me sicuramente di dirvi che Wade è il lavoro che ha fatto da 40 anni a questa parte, quindi non è il primo venuto, né è uno che conosce scarsamente gli argomenti, ma li ha approfonditi, ma non soltanto li ha approfonditi, ma li ha proprio portati alle soluzioni più pratiche e più funzionali. Avevamo la necessità, come dicevo prima, di raccordare la politica alla città. Per far questo non possiamo improvvisarci. In un primo momento pensavamo di poterlo fare con tutta la buona volontà di questo mondo, ci siamo accorti che avevamo comunque bisogno di qualcuno che, grazie alla sua esperienza, alle sue capacità, che chiaramente ha accumulato nel tempo, potesse darci una mano completa. E già in 3 giorni per noi è stato importante questo momento di confronto. È stato importante perché ci ha rafforzato ancor più in quell'idea che noi avevamo. Io, il titolo che abbiamo dato a questo incontro, Città che vogliamo, come partecipare al cambiamento della propria città. La parola, quindi, cambiamento, apparendo da un po' di tempo a questa parte, è una parola comune, un po' a tutti. Sentiamo parlare, alcuni mesi a questa parte, di cambiamento, di trasversalità, di necessità comunque che le cose vadano diversamente. Il problema reale non è la voglia di cambiare, ma capire in che modo si può cambiare. Creare una progettualità concreta a questo cambiamento, perché un cambiamento fatto soltanto di parole, ritengo che sia un cambiamento che non durerà a lungo, forse neanche comincerà, avrà modo di cominciare.
Mi preme sottolineare, e poi smetto perché chiaramente avrà tanto da dire, il programma di oggi è strutturato in modo molto semplice e lineare. Lui ci illustrerà un po' brevemente, un sunto, qual è la sua estate, la sua attività, che cosa ha fatto, in che modo ha realizzato, ma ce l'ha chiesto esplicitamente, proprio vuole avere un contatto diretto con tutti noi, cioè vorrebbe che noi, in rapporto alle nostre necessità, evidentemente potessimo interloquire con lui ed esprimere quelle che sono le nostre difficoltà, le nostre progettualità. E prima di chiudere, volevo leggere una cosa, ci sono alcune pagine di un del suo libro che avete un po' tutti, ritengo, una cosa che ha attirato praticamente la mia attenzione. Quando, parlando dei piani, della pianificazione, lui scrive: ci sono sempre dei piani, ma solo le persone possono farli funzionare. Se hanno la voce e il potere di organizzarsi per far valere la propria volontà su quella degli altri, siano essi in buona o cattiva fede. Praticamente, al di là di quelle che sono le persone, ci sono i piani che sono funzionali nel momento in cui le persone insieme riescono a collegarsi tra di loro e a creare una pianificazione di vita. Io lascio la parola a Paolo, che illustrerà brevemente, ritengo, quella che è la figura di Wade, successivamente poi Wade dirà evidentemente per la sua esperienza.